Dubai è morta, il tax free di Dubai non esiste più, lo 0% tax di Dubai è un ricordo del passato. Per quale motivo e quali sono le considerazioni di un tax planner, te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Taglialatera e da oltre 20 anni mi occupo di pianificazione fiscale internazionale con l'obiettivo di massimizzare le libertà personali, fiscali e finanziarie dei miei clienti. Vorrei fare qualche piccola riflessione, ma importante e approfondita, su Dubai insieme a te che ti occupi di impresa o sei un lavoratore autonomo se stai guardando questo video. Intanto ti ricordo di cliccare like e iscriverti al canale per non perderti le notifiche e poi se vuoi sapere perché lo 0% di tasse non è più possibile a Dubai, allora ti consiglio di ascoltare fino in fondo questo brevissimo video. Io stesso vado e vengo da Dubai in continuazione, 3-4 mesi se non di più all'anno io sono spesso a Dubai. Chiaramente mi occupo di relocation plan, avrò portato decine e decine di persone, avrò aperto centinaia di società, neanche me lo ricordo più, trading e holding. Nel frattempo, negli ultimi anni, il paese è cambiato, ha fatto un po' come i russi con Napoleone, ci ha fatto entrare promettendoci la detassazione completa per 50-60 anni e poi, come era prevedibile, non voglio dire ovvio, ha introdotto un minimo di tassazione che intanto è accettabile, ma dal mio punto di vista è accettabile se vivi a Dubai. Se la tua intenzione è veramente quella di vivere negli Emirati, allora ha senso ed è anche giusto sotto un certo punto di vista, anche se tu non mi darai d'accordo, questo versare il 9% di tasse. Se però non vivi a Dubai, sei un nomade digitale, allora secondo me non ha senso neanche andare a cercare tutte quelle scappatoie che ti promettono, ma lascia stare adesso chi o cosa le promette, ma cercare scappatoie da nomade digitale, magari andando a applicare per una remote worker visa o facendosi prestare una business visa da un imprenditore o un amico che ha incorporato una società all'interno degli Emirati, non è una opzione intelligente, innanzitutto perché sei un nomade digitale, quindi a livello di residenza fiscale quando ti trasferisci a Dubai, se sei italiano ricorderai che è un paese blacklist ai sensi dell'articolo 2,2 bis del testo unico sulle imposte del reddito. Questo ti crea dei problemi perché se dovessi ricevere una contestazione da parte dell'agenzia delle entrate italiana, sarai tu a dover dimostrare di vivere davvero a Dubai. E se sei un nomade digitale e hai preso un Emirates ID, una business visa, una remote worker visa con l'unico obiettivo appunto di non pagare tasse e mantenere la tua indipendenza, allora spoiler alert, esistono N alternative che sono più semplici, più economiche e con meno seccature di Dubai, che oggi sta diventando anche particolarmente cara. Infatti molto spesso occupandomi di imprenditoria, di assistenza fiscale per imprenditori digitali da oltre 20 anni, sempre di più e di più mi chiedono Dubai, Dubai, Dubai. Ma se io non vedo un fatturato adeguato a mantenere sia un impianto burocratico amministrativo societario che oggi si aggira tra i 10 e i 15 mila euro l'anno, mi smentiranno, commenteranno sotto il video, io ho trovato 2.000, 3.000, quello che volete, ma è pieno di costi nascosti, meno di 10 mila euro l'anno una società oggi a Dubai con tutte le problematiche che ci sono e tutti gli obblighi che stanno introducendo non vi costa, quindi sotto un determinato livello di fatturato non ha veramente senso. In più, per chi ha senso? Chiaramente per quelli che svolgono un'attività qualificata, che poi fondamentalmente sono quelli legati all'import-export, che molto spesso sono lontani dai business digitali. In quel senso chiaramente continui a pagare lo 0% perché la tua attività si qualifica come qualificata e quindi eviti il 9%. D'altro canto esiste un'esenzione per piccoli redditi, il cosiddetto Small Business Relief, ma sono redditi obiettivamente bassi se fai impresa a un determinato livello. D'altro canto esistono una normativa antiabuso e una normativa sull'estroversizione, quindi giocare a fare il gioco delle tre carte o continuare a incorporare società offshore da Dubai secondo me ha sempre meno senso perché il ruolo delle tax authority sarà sempre più aggressivo. Ancora non lo è, ma nei prossimi anni rischia di esserlo. Quindi il punto è, Dubai per come la conoscevamo non esiste più. Il costo della vita è aumentato, direi, in maniera piuttosto esponenziale. Il costo di mantenimento, di costituzione, di rinnovo, di licenze, dell'audit, di contabilità, eccetera, eccetera, oggi diventa sempre più alto. Le autorità lo sanno perché tutti incorporano a Dubai, quindi è destinato ancora ad aumentare. Quindi il punto è, se sei intenzionato a vivere, prosperare e creare e fare sì che il centro dei tuoi interessi vitali sia
davvero negli Emirati Arabi, rimane 100% il senso di trasferirsi, pianificare e incorporare a Dubai. Se però la tua intenzione è quella di mantenere un minimo di flessibilità e di continuare a girare anche per alla ricerca di nuove opportunità di investimento per far prosperare il tuo gruppo o la tua impresa, allora è il caso di considerare altre N opzioni che sono lì a un passo da te, ma magari neanche le vedi perché ti sei fissato con Dubai. Io sono Luca Tagliatela, con questo video ho tentato di darti una visione imparziale di quello che secondo me sta diventando Dubai, stanno diventando gli Emirati, che restano un ruolo cruciale nello sviluppo economico del pianeta. Il Middle East è assolutamente un place to be, però bisogna arrivarci con cognizione di causa e dietro la guida attenta di un pianificatore o comunque di qualcuno che sappia dove mettere le mani e non aprire società tanto per aprirle. Se questo video ti è piaciuto, clicca like e iscriviti al canale. Noi ci rivediamo nel prossimo video.